siamo in diretta, super diretta. Oggi continuiamo a parlare di musica, come anticipato poco fa. Diamo il benvenuto ad un grande musicista che oggi è qua con noi, Pablo Vitale. Benvenuto, ciao Pablo. Ciao Alen, grazie. Ciao. Come stai? Molto bene, grazie. Salutiamo tutti i nostri radioascoltatori. Grande, e anche chi ci vede. Grande Pablo, come va allora? Come va? Come sta andando? Insomma, sappiamo che la musica ha avuto anni un po' particolari recentemente, ma adesso dai, è ripartito. E poi insomma, c'è anche chi come te si è inventato un sacco di cose. Ma prima farei uno step indietro. Come nasce Pablo Vitale, artista? Ah, nasce molto presto, nasce a 4 anni, suonando in chiesa. Eh beh, ci sta, è giusto. Per scappare via dalla strada. Certo, certo. Il prete del mio paesino disse: ma che ci fai là? Vieni qua a suonare l'organo. Bello. E mi serve un organista in chiesa. 4 anni e mezzo io ero già seduto all'organo che lì. Beh, quando si parla di un'età così giovane, vuol dire comunque c'è nel sangue. Cioè, sì, la passione c'era già, perché io cantavo sul tavolo di cucina con la mazza della scopa in mano, così. Se bruciasse la città di Massimo Ranieri. Bellissima sta cosa, bella. E Pablo, e poi dopo, insomma, hai detto dalla passione, insomma, dal ragazzino, dal bambino, hai detto faccio della mia arte, sì, una professione. Poi crescendo, io a 11 anni raccontai una bugia a scuola, dissi che sapevo suonare la chitarra, ma non era vero. Allora la mia insegnante disse: bene, allora settimana prossima portala che devi suonare alla messa di Natale. E io, per non fare una figuraccia, comprai una chitarra usata, una eco usata. Fantastico. Mi rivolsi a un mio amico che già suonicchiava la chitarra e disse: Francesco, qua bisogna, io in una settimana devo imparare tutti gli accordi, se non sei matto. Ecco, dopo una settimana io mi ritrovai a suonare alla messa di Natale della prima media. Lì scoprì poi che insomma, bellissimo, il palco mi piaceva, che non avevo grandi problemi, insomma, certo. Anche a fare le figuracce. Beh, ma ci sta, ci vogliono, dai, soprattutto quando si imparano, dicono, esatto, sbagliando si impara. Esatto. E poi Pablo, foto da vedere, poi insomma, sì, arriviamo qua, quanta strada, quanti percorsi, quanti musicisti, storie, Italia, insomma. Oddio, non ho mai fatto un elenco dei musicisti anche insomma quotati con i quali ho collaborato o che ho incrociato nella mia vita artistica, ma avendo suonato insomma un po' in tutta Italia, anche all'estero, in locali molto belli, succedeva non di rado di incrociare artisti di nome, ed sono state esperienze meravigliose che mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto capire che era veramente quello che volevo io nella vita, perché ho fatto tante cose, ma l'unica costante è stata la musica. Bello, quella che non ho mai. Bello. Quindi sono 40, 50 anni praticamente che suono. Beh, complimenti davvero. Grazie. Perché non è facile. Cioè, ricordiamo sempre che questa bellissima arte è anche a tutti gli effetti un lavoro. Cioè, mamma ancora non l'ha accettata. Vabbè, ma ancora sì, mi chiede che lavoro fai. Vabbè. Mamma è musicista e lei mi dice: no, lavoro. Lavoro. Vabbè, okay. Ma le mamme, ma ti pagano? Ogni tanto sì. Ogni tanto no. Ogni tanto sì, vero? No, beh, bello, perché comunque non è, insomma, non tutti riescono a percepire e capire che questo è un mestiere a tutti gli effetti. Sì. Insomma, e che mestiere? Cioè, io sono cresciuto musicalmente a Roma. E lì si dice: ho campato la famiglia con la chitarra o il pianoforte, certo, cantando in giro, cominciando nelle osterie, perché certo, lì a Roma a 18 anni e mezzo ho cominciato nelle osterie. Wow. E dove ti davano. Com'era il pubblico romano? Caldissimo. Molto esigente, okay, perché dovevi conoscere la storia di Roma, quella antica nel senso degli anni 30, 40, 50, ma poi cominciavano ad arrivare i vari Venditti, Ramazzotti, Baglioni, e quindi dovevi ogni giorno imparare pezzi nuovi, perché poi venivano la sera e ti chiedevano: ma hai sentito quella lì? E se tu ti ricordi negli anni 70, 80... E sei più giovane di me. Tutti. No, certo, però i nostri cantatori producevano un LP ogni 2 o 3 mesi, avevano una produzione e tu eri sempre lì dietro ad arrancare. E il punto, il problema, fra virgolette, anzi per fortuna, è che quasi tutti funzionavano. Esatto. E quindi dovevi poi. E molti funzionano ancora, perché certo, se vai a vedere, se fai un screma, i grandi ci sono ancora, magari non hanno più la linfa di una volta, però insomma. Beh, sicuramente sì, quello sì, però insomma i grandi ci sono, ancora fanno tante cose e continuano a fare. Poi la cosa curiosa, come proprio dicevamo, raccontavamo un po' poco fa, no? Insomma, un sacco di strada, musica, eventi, spettacoli, sempre chi più ne ha più ne metta. Poi dopo qualche anno fa, un periodo un po' particolare per quanto riguarda, certo, la musica, ma ovviamente da buon musicista te la sei inventata giusta e alla grande pubblica. Esatto, me la so portata in casa. E cosa è successo? Diciamo, è successo che l'8 marzo
del 2020, data che noi ricorderemo, sì, dopo aver suonato, sono tornato a casa, al telegiornale c'era la chiusura dell'Italia completa, avendo tre figli da mantenere, mi sono detto, qui che succede? Senza lavoro, senza nulla. E Deborah Frigo, che è mia moglie, veniva da tre generazioni di vignaiuoli. E già da qui l'applauso, esatto, scatta. Esatto. A Verona, direi che insomma, attività importante. Avevamo già cominciato a vinificare e allora ho detto qua durante il lockdown bisogna fare qualcosa per sbarcare il lunario. Quindi abbiamo incentivato la produzione di vino e soprattutto appena finito il lockdown siamo partiti con la produzione di eventi in casa nostra, nella nostra cantina, Cantinetta Paradiso. Ed eccola qua, eccola che qua. Arriva proprio così. Il vecchio aratro del nonno, possiamo vedere il vecchio aratro del nonno. Ma cosa vuol dire è nata questa Cantinetta Paradiso? Perché qua insomma già parliamo di qualità, abbiamo parlato di vino, certo, abbiamo parlato di insomma un'unione di musica, vini, qualità. Come l'hai messa, allora, insieme? Io ho messo insieme tutte le esperienze della mia vita, certo, e ho cominciato a farmi una domanda: adesso che il mondo sta cambiando con questo Covid, con questo lockdown, e la gente è cambiata, cosa vogliono? Cosa vuole la gente da noi musicisti, dai locali? E ho visto che volevano genuinità, semplicità, qualità e magari non più tanta confusione come una volta. Quindi ho detto, ho una bella taverna, una bella cantina, ho dei buoni vini, le aziende intorno a me, ci sono un sacco di aziende valide, chi produce il salame, chi produce il formaggio, tante cose, ho messo insieme in un contenitore i valori del territorio veronese, sì, i vini, la musica e la nostra accoglienza, e ho fatto un locale, bello, chiamiamo, no? Cioè, perché poi alla faccia della cantinetta, scusa, sì, cioè, beh, alla faccia, bravi, cioè, tanta roba, tanta, sì, roba. Sì. Ogni giorno siamo lì che cerchiamo di mettere altra carne al fuoco. Beh, bravi, perché soprattutto la costanza non è... costanza, impegno e qualità, cioè... dare sempre tutto questo non è insieme, non è, certo, non è facile. Quindi bravi, bellissima questa idea, bellissimi, bravi voi entrambi, perché insomma non sono cose da... ecco, vediamo ancora altre immagini. Esatto, ecco, cosa succede in questa sala? In questa sala succede che le persone, gli amici vengono a degustare i prodotti, sì, del territorio, il vino, e tanti colleghi e amici musicisti trovano spazio, perché, bello, vengono anche solo per il piacere a volte di duettare, di collaborare, certo, e succedono delle jam session spontanee, bellissime, come può succedere che magari al tavolo c'è un cantante anche provetto, non certo, un professionista, certo, che si alza e fa un pezzo della Madonna, bellissimo, cioè, bellissimo, scopriamo anche dei talenti, bello, nuovi, bello, tanto puro divertimento genuino senza... Beh, Pablo, fumo. Intanto bravi, e sicuramente amici a casa, se vi va, passate, insomma, che veramente, un bicchiere da noi, un bicchiere di vino sempre poi, aperti, anche perché soprattutto provare per credere sempre, no? Che sia musica, vini, cibo, cioè tutto. E siamo quasi in chiusura, le cose da dire sarebbero tante, ma devi per forza tornare a trovarci, certo. Prossime date, eventi, se possiamo dire, prossime date tue in generale, dove, come, quando, pagina Facebook, allora, ovviamente. Seguitemi sulla pagina Facebook, bravo, Pablo Vitale o Cantinetta Paradiso. Pablo Vitale per i miei eventi personali, certo, come musicista. Cantinetta Paradiso per quelli della cantinetta. Noi quasi tutti i sabati abbiamo un evento, certo, e poi nascono così, dall'idea di un cliente, di un amico: facciamo festa sabato, bene, facciamo festa, buttiamo giù un menù di prodotti buoni, il e vino via, c'è, la musica c'è, perché finché ci sono io la musica c'è. Perfetto, ci sarà, per forza, e via, certo, e si parte. Certo, allora grande Pablo, vi aspettiamo davvero, in cantina. Grazie davvero, grazie, noi dovremo trovarvi, soprattutto anche te. Grande. Guarda, siamo qua vicini, vedete un bel 5 reale, quindi grazie mille, grazie Pablo, grazie ancora, e viva la musica, ciao sempre. Ciao ciao. Buona ciao dia. E viva! Andiamo avanti con la musica e ricordatevi, segnatevi questi nomi, questi personaggi, e come sempre, provare per credere. 3, 2, 1, musica.